Da tempo ci siamo lasciati alle spalle il modello della subordinazione sociale della donna all'uomo, così come pure quello della pura e semplice parità, per trovare un nuovo paradigma, quello della reciprocità nell'equivalenza e nella differenza. È la riflessione che Papa Francesco ha offerto ai partecipanti all'Assemblea plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura, svoltosi sul tema Le culture femminili, uguaglianza e differenza. Seguendo i temi dipanati nei 4 giorni di incontri, il Pontefice ha precisato che la relazione uomo-donna dovrebbe riconoscere che entrambi sono necessari in quanto posseggono sì un'identica natura, ma con modalità proprie. Con noi Ulla Gudumson, già ambasciatrice della Svezia presso la Santa Sede, e Giovanna Parravicini, consigliere culturale della rappresentanza pontificia nella Federazione Russa. I think women are human beings just like men. Ritengo che le donne siano esseri umani proprio come gli uomini e credo che per molti secoli ci sia stata un'insistenza eccessiva sulle differenze tra donne e uomini. È evidente che ce ne sono, ma è molto difficile sapere se lo siano a livello biologico o sociale. Ci sono anche similitudini perché siamo tutti esseri umani, ma ritengo che la cosa importante sia far sì che uomini e donne comprendano tutti il loro vero potenziale di esseri umani. Quando riusciranno a farlo, vedremo poi fino a che punto saranno simili e in che misura saranno diversi. In realtà c'è, mi sembra, un problema di fondo, che è il problema dello smarrimento dell'io umano. Questo può voler dire una accentuazione abnorme dell'uguaglianza, oppure a sua volta può essere un'accentuazione abnorme della differenza. La realtà è che non abbiamo più una pietra di paragone con cui misurarci, o al limite questa pietra di paragone sono unicamente delle ideologie. Non abbiamo un'esperienza, un volto che possa dar forma al nostro volto. Nel suo discorso, Papa Francesco ha auspicato una sempre più incisiva presenza delle donne nella vita della Chiesa, ha condannato le tante forme di schiavitù, di mercificazione, di mutilazione del corpo delle donne e ha ricordato il ruolo insostituibile della donna nella famiglia. Voi donne sapete incarnare il volto tenero di Dio, la sua misericordia, che si traduce in disponibilità a donare tempo più che a occupare spazi, ad accogliere invece che ad escludere. A me colpisce molto di Papa Francesco questo suo richiamo incessante alla tenerezza, come arma, l'ha definita nella Evangelii Gaudium la tenerezza combattiva, cioè non una tenerezza semplicemente così fatta di buoni sentimenti, ma una tenacità che nasce proprio da un amore alla persona. E certamente le donne, come i bambini, come le persone anziane, come i diversamente abili, sono delle persone da tutelare, da aiutare, da amare, ma sono anche dei grandissimi soggetti di questa tenerezza, non dimentichiamolo, sono una grande risorsa.